Le nuove abitudini alimentari, e la conseguente vita sedentaria, provocarono un generale aumento della popolazione. Le piccole comunità divennero villaggi, costruiti vicino a corsi d'acqua che consentivano di irrigare i campi e far bere gli animali. L'uomo costruì i canali per irrigare i campi coltivati, e i primi argini per contenere possibili esondazioni. In questo periodo furono costruite anche le prime rudimentali imbarcazioni, fatte di tronchi e utilizzate per pescare. Nei villaggi sulla terraferma, le capanne di forma circolare, erano realizzate con fango e mattoni di argilla, impastati con acqua e mischiati a paglia. Le abitazioni che sorgevano vicino ai corsi d'acqua, le palafitte, erano costruite su piattaforme rialzate e sorrette da pali. Tra le abitazioni vennero realizzati spazi condivisi dalla popolazione, per gli scambi commerciali o per i primi riti religiosi. La civiltà delle terramare si sviluppò nella pianura padana centrale, intorno al 1650 a.C. Sembra che ci fossero, in quell'area, circa 200 insediamenti di varie dimensioni. Attorno al 1200 a.C., questa civiltà entrò in crisi, e dopo qualche anno le terramare scomparvero. Gli storici non sono ancora riusciti a conoscere la causa. Probabilmente la loro fine fu legata a un peggioramento climatico, che potrebbe aver messo in crisi l'agricoltura dei villaggi. I villaggi erano costituiti da capanne monofamiliari, solitamente costruite su piattaforme sostenute da pali, come le palafitte, innalzate però su terreno asciutto, probabilmente per isolarle dall'umidità. Le case, a pianta rettangolare, erano in legno, con il tetto a due spioventi in paglia e argilla. I villaggi erano circondati da fossati e terrapieni, costruiti per difendersi dagli attacchi nemici e dalle alluvioni. Nel parco di Montale, in provincia di Modena, nell'Ottocento alcuni archeologi ritrovarono i resti stratificati di un villaggio di terramare. Oggi la zona è un sito archeologico molto interessante, in cui sono state ricostruite le abitazioni, il fossato e la fortificazione sul terrapieno. È un vero e proprio meraviglioso museo all'aperto.